Ehi, ma lo sai che è disponibile il mio nuovo store online? www.xuder.it, dove troverai un sacco di gadget ufficiali e ad edizione limitata. Mi raccomando, facci un salto e soprattutto codice creator Xuderone. Ma adesso video! Andiamo allora a vedere, ragazzi, il nuovo deck che ho creato per voi per la sfida Retro Royale. Per chi non si fosse trovato bene con quello precedente, anche se i commenti erano comunque molto molto buoni e vi ringrazio, qui ce n'è un altro che ho preso da un ragazzo che gioca nel mio clan che si chiama David. Lui utilizza frecce, sgherri, barbari scelti, peccone, mago elettrico, spirito del fuoco, scintilla e zap. Devo dire che l'ho provato e mi sembra molto solido. Siamo a 3 vittorie, 0 sconfitte. Andiamo a vedere se riusciamo a chiudere questa sfida Retro Royale. Se la riesco a vincere, ragazzi, mi sciopo il pass battaglia. Mi sciopo il pass battaglia, secco così. Subito intanto davanti il peccone al mago elettrico. Vediamo se gli dà una mano. Fantastico, va indietro. E attenzione, perché potremmo utilizzare le frecce per togliere gli arcieri e il suo bombarolo. Purtroppo il cavaliere, il principe, ha tirato giù il mio mago elettrico, ma il peccone è davvero devastante e riesce a tirare comunque una hit nonostante sia stato zappato prima di arrivare alla torre. Questo mi permette di recuperare un sacco di elisir ed eventualmente ripreparare un attacco che potrebbe essere quello della scintilla. In realtà non mi può essere possibile fare questo attacco perché devo obbligatoriamente giocare il barbari scelti. Proviamo a vedere cosa fa lui. Attenzione, barbari scelti anche per lui. Vediamo se il mago elettrico mi aiuta. Qua non viene tanto in aiuto. Il bombarolo da due, ragazzi, fa veramente un sacco di male, quindi vediamo se riusciamo a fermare il suo barbaro scelto che è rimasto con gli sgherri, e poi li facciamo andare per terminare anche il bombarolo ed evitare di subire danni. Lui adesso giocherà di nuovo il suo barile goblin, e invece no, lasciamo pure che il peccone ci pensi, aspettiamo di recuperare tutto l'elisir ed eventualmente, se lui dovesse giocare di nuovo il barile goblin, andiamo con le frecce a proteggere la torre. Subito dentro il peccone, bello così, giù i due arcieri, recuperiamo ancora un po' di elisir, mago elettrico anche per lui, questo non me lo aspettavo. Torniamo a 9 di elisir, lui tira il barile adesso 100-100, ed eccolo infatti, noi andiamo a proteggere appunto la torre in questo modo. Giocherà i suoi barbari scelti, forse non li ha, attenzione, non li ha, bam, dentro così, i barbari scelti entrano, la giocata è stata veramente super interessante, portiamo la torre a 4,91, scintilla per i barbari. E sgherri per il bombarolo. Lui ha zappato. Togliamo comunque il bombarolo. Non può fare molto, 620 la mia torre, ma adesso lui si è bruciato una zap. Attenzione, perché non mi aspettavo sinceramente l'arrivo dello scheletro gigante. Mago elettrico anche per me, per fermare il suo di mago elettrico e lasciare andare tranquillamente la mia scintilla. Mamma mia che devasto. Mamma mia, ragazzi, la scintilla show. La scintilla show, ragazzi. E qui si va, non ci si ferma più. Non ci si ferma più, ragazzi, mamma mia. Non è possibile fermarsi, esplosi entrambi i due barbari scelti, scintilla davanti a scintilla, spirito del fuoco, sgherri, e lui può solo arrendersi. È davvero devastante, è davvero devastante, ragazzi, la potenza di due scintille dopo che lui ha bruciato ovviamente il deck con il cycle sbagliato della zap. Attenzione, perché questo è un bellissimo gettone leggendario che ci andiamo a prendere. Ouch! Con molta calma, con molta calma, vediamo un pochettino di riscuotere intanto il premio. Abbiamo un baule d'oro da aprire così, 1358, due gemmine, 5 jolly, niente di che, 8 goblin, 58 gang, 14 rocket, e finisce il baule d'oro. Attenzione, perché se adesso andiamo a chiuderla veramente, facciamo un 5-0 e mi devo scioppare il pass battaglia. Allora, come sempre, vediamo un attimino se fare un'apertura pulita oppure... Grader per lui, cattivissimo. Mago elettrico dietro, potevo giocarlo un pochettino più in ritardo, ma non è un problema. Vediamo se lo spirito del fuoco mi aiuta un attimino. Magari mi gioca sopra qualche porcheria. Non la gioca, non la... Aiutava e come, via. Proseguiamo, perché qui il mago elettrico e il barbaro scelto hanno devastato la torre. Mamma mia che potenza, ragazzi, non fermiamoci.
Non fermiamoci, dovrebbe ripartire tra pochissimo lui. Io potrei andare giù con la scintilla, tanto comunque ero quasi full di Elisir. Vediamo qual è la sua scelta. Scintilla che dovrebbe sparare senza problemi e che fa esplodere comunque i due scheletrini. Ora io non so se lui voglia continuare o se si sia arreso, sembrerebbe di no, visto quel mago di fuoco. Lasciamo pure che... torna il peccone, via il mago elettrico. Mago elettrico anche per me. Lo mettiamo davanti e cerchiamo di fermare intanto la Valchiria, che non può fare nulla. Oh mio Dio, i danni li sta prendendo il peccone. Addirittura a counterare con l'orda di scheletri, che non può fare altro che fermare un attacco della scintilla, che sennò sarebbe andata a torre e le sarebbe stata devastante come cosa. Ricominciamo, non c'è nessuna fretta. Vediamo un po' come la vuole gestire. Io giocherei lo spirito del fuoco dietro i luri di cavernicoli e andiamo. E andiamo. Non ha senso giocare alla scintilla perché lui ha ovviamente, ci ricordiamo, il mago elettrico. Questo non me l'aspettavo sinceramente. Tanto subito una zappata per andare almeno a togliere la strega. E va benissimo. Posso giocare anch'io la mia di scintilla adesso qui dietro ed eventualmente poi andare a counterare il tutto con un fantastico mago elettrico. Scintilla che si gira. Questa counterata non aveva veramente senso. Attenzione perché è incredibile, è riuscito comunque a tenere. Subiamo un danno, ma non è un problema. Davanti il peccone. Si parte con il Megatank. Andiamo a counterare lo Glider che pensava di giocare dall'altra parte. Noi eravamo full di Elisir praticamente. Non c'è nessun problema. Possiamo lasciare il peccone vedersela con gli scheletrini. Scintilla per counterare la sua strega. Lui gioca anche la Valchiria, attenzione. E mi sa che qua mi tocca shopparmi il pass battaglia. Mi sa che mi tocca. Non è finita. Tentativo disperato per lui. Ma noi andiamo a counterare nel chill, così proprio. E non può fare nulla. Signori, andiamo a chiudere in un netto 5-0 la sfida Retro Royale. Anche questo deck è davvero mega utile, funziona alla grande. Mamma mia, non mi aspettavo di fare una double così. 25 gemme per me. E per il Royale moderno, ovviamente, dovete aspettare la prossima puntata. Io direi di andare a shoppare il pass battaglia e apriamo allora tutto insieme. Allora ve l'avevo detto, ecco qui ragazzi, tutti i coriandoli. Mi è costato vincere questa Retro Royale. Andiamo ad aprire, bam, subito le ricompense. 10.000 di gold ce li andiamo a inserire subito e poi in realtà non abbiamo molto altro da prendere, ma non è un problema perché giocheremo in questi giorni anche in live sulla piattaforma Viola Clash Royale. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento con il Royale moderno. Ciao!